Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vedete, non siamo in moto, ma bensì faremo una giornata in bici insieme a un mio amico che adesso è indietro nel bike park di Vizzola. Ci siamo concessi questa giornata perché secondo me e secondo la mia esperienza, una giornata in bici in discesa così ti aiuta un sacco, anche in moto, ma soprattutto ti allena nel controllo del mezzo, in questo caso la bici o la moto, quel che è. Almeno io ho sempre trovato dei benefici, poi ognuno è libero di allenarsi sempre come vuole. Com'è che si chiama questo trail? Litz Bike, credo, che è quello medio, non è quello più difficile, quello è il Viper G-Line. Vado prima io. Va bene. Ti vado più piano. Almeno c'è davanti qualcuno. Quello lo va, il G-Line Viper, quel che è. Lo facciamo dopo, dato che ci sono le passerelle bagnate. Questo è quello che vi dicevo, G-Line. Il primo pezzo è quello per tutti. Poi c'è il G-Line. C'è il G-Line, che è un po' più difficile. Chi cazzo è che chiama? Non so quanto lo vedrete, un po' mosso. Questo perché è buio, c'è buio, quindi la GoPro non stabilizzerà molto bene. Però vi assicuro che è davvero figo. Si scivola anche parecchio, come vedete ha piovuto. Io ho il vizio di saltare. La vedo. Ho il vizio di saltare e girare il manubrio, ma non ha alcun senso. E due, principalmente ti sbilanci e non prendi confidenza sui salti. Adesso ora devo soprattutto imparare a saltare dritto. Poi quando raggiungerò un certo livello inizio magari, non so, a whipparla, fare qualche trick base ovviamente. Ciao! Mi stavo attaccando il bastardo. Siamo arrivati in cima. Non ho ben capito dove si prende il sentiero, però c'è detto tipo là, in teoria alle reti. Eccolo qua. L'unico problema è che non l'abbiamo mai fatta, quindi non la conosco. Vado giù un po' più piano. Comunque il paesaggio stupendo. Qua servirebbe una bella DH con forcelle, ma non un po' più in sistema, e una 29 è giù un po' meglio, però vabbè, non prendiamo scuse. Figo. Comunque vi ho detto, almeno secondo me, per la mia esperienza, fare delle giornate così ti aiuta un sacco. Ho visto dalla funivia c'è un saltino carino.
so, non so dov'è. Secondo me è qua vicino. Il lanciottino fatto bene. Ok, ora facciamo due fotine con la GoPro di Mesha. Nel caso vi consiglio, se avete qualche programma di editing, di mettere RAW in una modalità standard e 3 secondi 10 foto, così almeno siete sicuri di beccarlo nel momento giusto. Vai! Questa. Bella. Questa è di quella che salverei. Ora proviamo la linea Viper. L'abbiamo provata stamattina, solo che essendo che ci sono molte passerelle era bagnata, allora abbiamo detto aspettiamo ancora un paio di ore, così si asciuga bene e la riproviamo. Ora scendiamo e andiamo a farla. Ok, il pezzo iniziale è sempre uguale, come ho detto prima. Lo provo. Beh, niente di che. Cioè, vai di là. Easy. Figa questa linea. Sicuramente se riesci a fare tutti i salti ti diverti ancora di più. In realtà sono anche un po' impegnativi, passerelle così. Però davvero divertente ci sta. Anche l'altra, sono due linee diverse. Cacciatela! Cacciatela! È tua! L'ho messa! Lunghissimo! Hai visto? Bravo! Il resto costa esattamente 19 euro e ti fai la giornata. E c'è incluso anche un buono di non so cosa al rifugio. Ti scopriremo adesso, perché facciamo. Questa era l'ultima di stamattina. Infatti ora andiamo su a mangiare. Pausetta rifocillante e poi penso che andremo in cima e si spinge di nuovo. Abbiamo appena finito di mangiare, ora siamo saliti in cima. Ok, facciamo l'ultima discesa della giornata, poi possiamo concludere il video, in quanto siete stati qua già anche un bel po' di tempo, siamo super divertiti. Questa linea è un po' più flow, un po' più fondoni. Perfetto. Abbiamo concluso anche questa giornata. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, commentate se avete qualche consiglio da darmi, se siete ciclisti o andate più spesso di me.
prima di tutto è la raga. Sì, ci voleva.